so much to learn about. It'll make you wanna shout, Blippi! Wow! Guardate cosa c'è! Oh, questo è un treno a vapore. Oggi siamo a Chehalis, Washington, e impareremo un po' di cose sui treni! Guardate! Adesso vi mostrerò un po' di parti esterne del treno, come queste qui! Wow! Wow! Guardate che ruote giganti! Wow! Quante ce ne sono! Wow! Qui ce n'è un'altra! Oh! Guardate! Un'altra ancora qui! E guardate lassù! Wow! Quella cosa grande lì sopra? Esatto, è la caldaia! Lì è dove si scalda l'acqua che diventa vapore che crea pressione. E qui sopra c'è il camino. E poi la campanella. E poi il fischietto. E qui dietro, proprio qui, c'è la cabina, che è dove si siede il guidatore del treno. Oh, seguitemi! Questo è il tender. E guardate lì! Quelle sono le carrozze del treno. Adesso siamo nella cabina del treno. Sono con il macchinista e il suo nome è Rick. Ciao, Rick! Ciao! Ok, e di qua è seduto il fuochista e il suo nome è Robert. Ciao! Ciao! E adesso ci mostreranno un po' di componenti interne del treno. Ehi, che cos'è questa cosa? Questa si chiama leva di inversione. Fa andare il motore in avanti. Se la metto in quest'altra posizione, fare, trovarci. Oh, posso provare? Vuoi provarla? Ok. Provaci, ti sfido. Wow, è durissima! Wow! Ok, adesso in retromarcia. Wow, la retromarcia è ancora più dura! Wow. Bene. Forte. Allora, una volta deciso in che direzione vogliamo andare, controlliamo la velocità con questa leva. È come l'acceleratore dell'automobile. Se lo tiri così, va più veloce. Capito? E se lo spingi in avanti, rallenta. E posso fermarlo del tutto. Ok. L'altra cosa che faccio è suonare questo fischietto per avvisare le persone quando sto per raggiungere un incrocio. Vuoi provarlo? Wow. Ok. Proviamo! Wow, forte! E un'altra cosa che devo fare è fermare il treno ogni tanto. Questo qui ferma il treno in questo modo. E questo ferma solo il motore indipendentemente dal treno. E qui sotto cosa c'è? C'è un grande fuoco lì dentro. Scalda l'acqua per trasformarla in vapore, che ci dà l'energia per viaggiare. Oh, aspetta! Il fuoco, e lì c'è il fuochista. Che cos'è questa cosa? Dimmi! Con questa maniglia posso alzare o abbassare la fiamma. Se faccio così, vedi? Abbassa un poco. È un po' meno arancione. Oh, interessante! Quindi tu ti siedi qui e controlli il fuoco. Esattamente. E fai anche altre cose?
Certo, devo suonare la campanella per avvisare le persone che siamo in movimento, vedi? Tiro questa cordicella e la campana suona. Ah, forte, posso provarla? Certo, fai pure. Ok, ci provo! Wow! Forte! Beh, grazie mille, signori! Tutti a bordo! È il momento di far salire i passeggeri, così potremo partire per un giro! Ok, adesso è il mio turno, sto entrando! Andiamo, venite con me! Wow! Oh, guardate lì! Wow, questa è la carrozza coperta che ha il tetto chiuso! È bella, ma... Ehi, andiamo di là, così potremo viaggiare sul treno all'aperto! Andiamo! Oh, salve! Ciao! Wow, vedete? Siamo all'aperto! Sarà divertentissimo! Le ruote stanno girando e il fumo sta sbuffando! Si parte! Wow! Qui in campagna è tutto così verde! Guardate! Attenzione, degli alberi! Vedete? Wow, guardate quel laghetto meraviglioso! Oh, c'è così tanto verde! Non so che tipo di piante siano quelle, ma sembrano come delle ninfee! Wow! Ok, eravamo all'aperto, ma adesso siamo nella carrozza al chiuso. Che giro bellissimo! Sono al mondo e tanti treni vedi correre. Il mio sogno è poter viaggiare sulla cambusa laggiù. Quello è il retro del treno. I vagoni voglio contare, ma son troppi, non ce la farò. 1, 2, 3, 4. Ce ne sono ancora! Giù, giù, il treno va. Giù, giù, il treno va. Sui binari a grande velocità. Sì! Giù, giù, il treno va. Potrei star per sempre a guardarlo. Giù, giù. Certi sono per le persone. Io ci sono andato. E voi? Altri le me-
Fortano. Altri petrolio e frutta. Io mi chiedo, ma chissà che cosa trasporterà. Ciu ciu, il treno va. Ciu ciu, il treno va. Su binari a grande velocità. Sì, ciu ciu, il treno va. Potrei star per sempre a guardarlo. Ciu ciu. Tutti i vagoni tira dietro sé. Con gli amici il treno potete far in fila pronti a cantare. Tam ta 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 tam. Il treno va, ciu ciu, il treno va sui binari a grande velocità. Sì, ciu ciu, il treno va. Potrei star per sempre a guardarlo. Ciu ciu, ciu ciu, ciu ciu, il treno va. Ciu ciu, arriva il treno. È stato divertentissimo guardare, cantare e ballare la canzone del treno con voi. E se vi piacciono i miei video e volete vederne altri, tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome su internet. Lo sapete il mio nome? Esatto, è Blippi! B-L-I-P-P-I! Ben fatto! Ora sapete come dire e scrivere il mio nome. Blippi! Alla prossima! Ciao ciao! Guardate cosa c'è! Un autobus per il trasporto pubblico! Già! Volete imparare qualcosa sugli autobus con me? Dai, andiamo! Andiamo a vedere com'è fatto dentro. Venite! Wow! Ci siamo! Wow! Guardate! Qui è dove si siede l'autista dell'autobus. Wow! Vi mostrerò meglio questa zona dopo. Ma prima andiamo a vedere il retro dell'autobus. Yeah! Wow! Ci sono così tanti sedili su cui sedersi!
Per esempio, questo qui. O questo qui. O anche questo qui. Wow! Wow! Oh, e questa cos'è? Wow! È molto luminoso qui fuori. Questa è un'altra porta. C'è una porta posteriore e una porta anteriore. È proprio forte. Oh, e guardate! Queste sono maniglie per quando tutti i sedili sono occupati. Dovete stare in piedi, ma dovete tenervi a qualcosa di molto stabile. Perfetto, ok. Un'ultima cosa prima di mostrarvi il sedile dell'autista. Lo vedete questo? Questo indica all'autista che la vostra fermata è vicina, ascoltate. Ok, adesso vi mostrerò il sedile dell'autista. Wow! Autista Blippi! Autista Blippi! Wow! Eccoti un biglietto, eccolo qui! Ecco il tuo biglietto! Wow! Art! Ok, lo timbro per te. Perfetto! Ora puoi accomodarti, ma prima... Ciascuno si sieda su un sedile! Prendete posto! Sedetevi! Ci divertiremo con questo meraviglioso giro in autobus! Oh, che forte! Wow! A cosa serve questo? Lo sapete a cosa serve? Questo è il clacson dell'autobus! Facciamolo ancora! Yeah! Bene! Adesso chiudo le porte con questo. Guardate! Ok! Chiudo le porte! Chiudo le porte! Che forza! Vai a prendere posto, amico! Questo è blu ed è proprio gigantesco! Wow! Siamo nell'officina degli autobus! Venite qui! Guardate quanti attrezzi interessanti, come queste fascette! Oh, forte! Poi, wow, un bullone enorme! Wow! E un bullone più piccolo con un dado e alcune rondelle infilate. Ci sono un sacco di cose interessanti! Adesso vi mostro qualche altra parte dell'officina. Wow! Oh, guardate, un momento! Questi... sono i registri di manutenzione degli autobus. Ok, adesso vi mostro come fare manutenzione ad un autobus. Andiamo! Ok! Eccoci qui! Questo è il retro dell'autobus. Qui è dove c'è il motore. Wow! Ci sono delle cinghie enormi. E... il motore!
E guardate qui. Qui è dove si controlla l'olio. Esatto, lo sapevate già. Controlliamo l'olio. Tiriamo su l'asta. La puliamo. La rimettiamo dentro. E controlliamo il livello. A me sembra pieno. Bene, direi che siamo pronti per far fare un giro all'autobus. Andiamo! È il momento per un giro in autobus. Volete fare un giro? Yeah! Andiamo? Bene. Oh no! Si è appena chiusa la porta. Oh? Oh no! Oh no! Stanno partendo senza di noi! Aspetta! 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 Non lasciarci! Aspettami, vai piano! Stop, stop, stop! Aspetta, aspetta! Oh, si è fermato! Caspita, stavamo per perdere l'autobus! Ok, per questo bisogna essere sempre puntuali. Quando si prende l'autobus, andiamo! Mettiamoci a sedere. Oh, ce l'abbiamo fatta! C'è mancato poco! Wow, guardate! Che panorama! Se c'è un posto in cui ti vuoi recar, se sei a casa e al negozio devi andar, sali sul bus e ti ci porterà, lui gira tutta la città. Il biglietto devi fare all'autista, lo devi mostrar al lavoro o dagli amici tuoi, con il bus puoi andare dove vuoi. Dai sali sul bus, dai sali sul bus, dai sali sul bus, dai sali sul bus. Ce n'è uno giallo che a scuola va, anche il blu, il verde e il rosso passeranno. Dai sali sul bus, dai sali sul bus, per sapere dove lui si fermerà c'è un cartello che lo segnalerà. Tu lascia chi deve scendere e passare, poi puoi salire e l'autista salutar. Quando la fermata lui annuncerà, premi il campanello e lui si fermerà. Al lavoro o dagli amici tuoi, con il bus puoi andare dove vuoi. Dai sali sul bus, dai sali sul bus, dai sali sul bus, dai sali sul bus. Ce n'è uno giallo che a scuola va, anche il blu, il verde e il rosso passeranno. Dai sali sul bus, dai sali sul bus, dai sali sul bus, dai sali sul bus. Prossima fermata, angolo tra East Street e Penny Lane. Gattuditi!
Guardate un po' che cosa ho in tasca! Wow! Questo è il mio spazzolino da denti ed è di colore arancione! Scommetto che sapete che ora è! Yeah! È l'ora per Blippi della canzone dello spazzolino! I denti possono far male e lo spazzolino devi usare. Il dentifricio è abbastanza così. Adesso fate tutti come me! Ok, abbiamo 2 minuti. Pronti? Facciamo i cerchi, 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 cerchi. Tutti i denti devi pulire. Fai dei cerchi a destra, lava bene qua. Cerchi a sinistra, lava bene là. Devi le macchie cancellare. In bocca dei germi ci son, via li manderò. Per questo la devi lavare. Forza, lavali, dai, pulisci i tuoi denti splendenti sarà. Ok, siamo a metà strada, ancora un po'. Facciamo altri cerchi, 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 cerchi. Tutti i denti devi pulire. La tua bocca un buon profumo avrà. Ogni dente bianco diventerà. Io amo i denti lavar. Ho le gengive anche ci son. Non mi dimentico. E anche la lingua c'è. Forza, su, giù, anche dietro. Su e giù e dietro. Su, giù, anche dietro. Su e giù e dietro. Forza, lavali, dai, pulisci i tuoi denti splendenti saranno. Forza, lavali, dai, pulisci i tuoi denti splendenti saranno. Oh, amo i denti. Divertentissimo lavarci i denti insieme. Beh, siccome bisogna lavarsi i denti la mattina e un'altra volta la sera, immagino che ci vedremo presto. E se volete lavarvi i denti insieme con me di nuovo, tutto quello che dovete fare è cercare la canzone dello spazzolino di Blippi. Esatto, è proprio il mio nome, Blippi. Beh, a presto. Ciao. Ehi, guardate dove siamo. Oggi siamo al Museo dei Bambini Hands-On ad Olympia, Washington. Andiamo. Wow! Guardate qui dentro! Wow! Sembra di essere in una fattoria! Abbiamo dei broccoli! È così verde! Guardate! Carote! I conigli adorano le carote e questa è di color arancione!
andiamo! Una cipolla e una pannocchia di mais, mi piace molto! Mais arrostito, verde e giallo! Wow! Guardate! Questo è gesso per marciapiedi! Wow! H-I! Ho scritto hi! Ciao! Oh, andiamo! Wow! Guardate! Adesso faccio delle bolle! Wow! Ok! Wow! Queste bolle sono enormi! Wow! Wow! Ve le faccio vedere da più vicino! Wow! Oh, guardate! C'è una bollicina! Andiamo! Wow! Guardate questi rami! Si chiama Corsa dei Procioni! Andiamo! Wow! Wow! Questa è un'opera d'arte fatta coi rami! Wow! Siamo intrappolati qui! Da questa parte! Passate per di qua! Cosa c'è lì? È la pista dei tricicli! Ok, un triciclo, per favore! Ok! Dobbiamo metterci il casco, e questo casco è di colore nero! Wow! Wow! Guardate, questo qui si chiama triciclo, perché viaggia su tre ruote! Wow! Se fosse stata una bicicletta, ne avrebbe avute due! Molto bene, ora parto! Stiamo salendo una collinetta! Andiamo! Non ci riesco! A volte nella vita, se non riesci a fare qualcosa, devi provare qualcos'altro, come ad esempio andare a piedi. Va benissimo. È comunque divertente. Ecco la discesa. Si parte! Guarda, mamma! Senza mani! Da questa parte! È il momento di costruire una barca! Questa è la zona dove potete costruire le barche! Prendiamo, ad esempio, un pezzo di legno come questo e una cannuccia! Mettiamola qui! E possiamo mettere una vela, come questa vela verde! La mettiamo qui! Facciamola girare intorno e poi ne aggiungiamo una rosa! Pronti? Ecco fatto! Guardatela! Che bellissima barca! Ma aspettate un attimo! Ci vuole qualcuno dentro! Volete questo o questo? Mettiamo questo qui! Ok! Come vi sembra? Wow! È una barca bellissima! Che buffo! Ok, adesso prendiamo
Un calamaro gigante! Ok, andiamo da questa parte. Mettiamo qui la barca e il calamaro gigante. Wow! Guardate qui! Questo è il tavolo d'acqua ed è bagnatissimo! Ok, prima di mettere la barca e il calamaro nell'acqua, mettiamoci la cerata. Andiamo! Ok, questa cerata è di colore giallo. È bella comoda. Ok, siamo pronti, andiamo! Ok, mettiamo la barca. Oh, aspettate! Andiamo di là! Ci sono dei pezzi di plastica, così possiamo fare una corsa a ostacoli. Pronti? Ok, oh! Cominciamo! Ne metto uno qui. Ne mettiamo un altro qua. Un altro ancora qui. Oh! E uno lo mettiamo qui. Wow! Quasi non ci arrivavo! Questi sono gialli, proprio come la giacca! Ne mettiamo uno qui. E un altro... qui! Ok! Wow! Ora credo sia il momento di mettere la barca e il calamaro gigante nell'acqua. Pronti? Si parte! 3, 2, 1, vai barca, vai! Wow! Oh! Oh! Vai, vai! Sì, l'abbiamo seminato! Oh no, non bloccarti! Andiamo, andiamo! Sta arrivando! Il calamaro sta arrivando! Ok, ce l'hai fatta! Yeah! Stiamo vincendo! La barca è arrivata al traguardo! Ben fatto! Wow! Mi piace l'odore e la consistenza delle piante! Sì, è proprio bellissima! Wow! Cosa c'è lì? Un'area dove si può scavare! Andiamo! Wow! Un secchiello verde! Un camion ribaltabile verde! Wow! E un escavatore verde! Vediamo cosa posso scavare! Wow! Wow, guardate! Wow! Questo è un triceratopo! Wow! Un dinosauro molto antico! Andiamo! Abbiamo visto un piccolo camion ribaltabile prima e adesso qui ce n'è uno più grande! Questa sembra la tramoggia per caricare il camion. Guardate! Ok? Carichiamolo! Si parte! Wow! 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 Oh, ciao! Sembra il posto perfetto per scaricare tutti questi sassi. Pronti? Bip, 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 bip. Uah, è pesantissimo! Uah! Wow! Erano proprio un sacco di pietre. Ottimo lavoro!
Wow! Guardate questa sala! Sembra di essere in una foresta! Ci sono così tanti alberi! Guardate! Wow! Che belle piante! E guardate qui! Questa sembra corteccia! Wow! Venite qui! Guardate quanto è grande questo albero! Vedete un animale che muove le ali da qualche parte? Guardate, è lassù! Lo vedete? Già! Quello è un uccello! Guardate qui! Dato che siamo in una foresta... C'è una tenda! È come andare in campeggio! Guardate! Ehi! Scotta! Scotta! E qui c'è un ceppo per il fuoco! Ok? E poi... La stanza dei tubi ad aria! Venite! Wow! Mi piace tantissimo questa stanza! Ok! Vedete? Prendete delle palle colorate o dei fazzoletti. Ecco una palla arancione, viola, gialla e anche una rossa. E poi... le infilate qui dentro. Poi vanno lì. Guardate. Arriva fino in cima. Lo faccio di nuovo. Pronti? Siete pronti? Ora metterò questi fazzoletti colorati qui dentro. Pronti? Guarda! Ehi, adesso li mettiamo tutti insieme. Ora vi mostro. Venite! Prendiamo altre palline. Ok? Pronti? Adesso ne abbiamo parecchie. Dobbiamo girare queste manopole. Ok. Adesso non sappiamo dove andranno a finire. Faranno percorsi diversi. Sì, questo. Aiutami. Hai visto? Guarda. Un fortissimo scivolo blu a chiocciola. Venite di qua! Guardate quest'area! Qui sembra che si possano costruire delle cose con questi tubi! E da qui esce del fumo! Ehi, riuscite a vedermi? Ciao! Non preoccupatevi, sono qui! Ehi! Ok! E guardate questo!
qui c'è del fumo dietro tutta quest'acqua. Lo vedete? Wow, è divertente toccarlo. Dà una bella sensazione. Wow, wow, ho le mani proprio bagnate. Ok. Wow, guardate questo. Wow, è un vortice. Una specie di mulinello. L'acqua gira davvero velocissima. Wow. Ok. Qui ci sono delle palline colorate che bisogna mettere qui. Pronti? Oh. Ok, ora che il tubo è chiuso e pieno di palline, teniamoci pronti. Arrivano le bombe! 3, 2, 1! Wow! Ok, guardate le palline! Wow! Wow, le avete viste? Wow! Ok, prendo altre palline colorate come questa rosa, questa gialla, questa fucsia e... dovrebbero arrivarne altre. Oh, un'altra rosa. Oh, e una viola. E una bianca. Ok, state pronti perché le lancerò lì sopra. Vado. Wow, wow. Guardate lassù. Wow, le vedete nel vortice adesso? Wow! Lancio le palline lì sopra e loro vanno giù nel vortice. Ok, ancora un altro paio. Pronte palline? Wow! È proprio fortissimo! Wow! Il vortice d'acqua è proprio spaziale! Wow! Stiamo guidando verso il cantiere! Arriviamo! Ok, adesso che siamo al cantiere... Wow! Dobbiamo prendere i nostri attrezzi, come la pala. E... Wow! Wow! Guardate che mattone pesante! Wow! Wow! E questo sasso... gigante! Wow! Ok, portiamo tutto di qua. Ok? Ok, questo sarà il nostro cantiere. Andiamo di là a prendere tutti gli attrezzi, come un martello pneumatico. Wow! E... un elmetto! E un gilet di sicurezza. Oh! È davvero piccolo. Magari stavolta non metterò il gilet, ma indosserò degli occhiali blu di sicurezza. Guardate, una sparacchiodi, un trapano, una mazzuola. Wow, una spranga. E un seghetto e anche un metro. Ok, andiamo. Meno male che avevo sul caschetto.
Ok, prendiamo dei coni stradali. Così facciamo sapere alle persone che stiamo costruendo una casa. Ok? Ok, cominciamo! Alcuni segnali stradali. Devo mettere questo qui. Ok. Qui ci sono le travi di tutte le misure. Prendiamo due di queste. Uno, due. Mettiamole per terra. E ne prendiamo due lunghissime e le mettiamo così. Ecco fatto. No, no, meglio in un altro modo. Ok. Ah, ecco fatto. Queste sono le fondamenta della casa che stiamo costruendo. Ok? Pronti? Voi state lì e io inizio a costruire. Vediamo un po'. Procediamo così. Ok, mettiamone altri due. Oh, ok, ora per il tetto. Aspetta, ne metto un'altra per rinforzare. Ecco fatto. Ora mettiamo il tetto della casa qui sopra. È qui sopra. Già, l'ultimo lo mettiamo qui. Esatto, qui. Sembra che abbiamo costruito una bellissima casa. Proviamola! Oh! No! Wow! Era un po' fragile! Wow! Guardate dove siamo! Siamo dentro un'ostrica! E guardate! Una perla gigante! Così bianca e lucida! È bellissima! E queste... Già! Queste rappresentano granelli di sabbia. Wow! Perché se un granello di sabbia entra in un'ostrica, per reagire, l'ostrica si irrita e gli crea una perla intorno. Wow! Beh, è stato davvero divertente fare un giro con voi in questo museo dei bambini ad Olympia, Washington. È stato istruttivo fare le cose con le nostre mani. Beh, ci vediamo presto! Ciao ciao!